possiamo cominciare. Questo incontro è collegato con la mostra Di ogni cosa buon giudice e tempo, che potete visitare nel salone A5 e che è promossa dalla rivista Zetesis di Milano, pubblicata da un gruppo di docenti universitari e liceali che si occupano da diversi anni in modo particolare delle problematiche attinenti al mondo greco-romano e alla sua continuazione, alla sua continuità nella cultura europea. Può sembrare sorprendente che ci sia un incontro dedicato al mondo antico e alla storia greco-romana in un meeting di Rimini e in particolare in questo meeting che ha come sua parola chiave la parola progresso. Ci sono molte valide ragioni per occuparsi del mondo antico. Ne segnalo tanto così a modo di esempio due. La prima è la possibilità di verificare come molte delle idee che costituiscono il patrimonio autentico e originale della nostra cultura si siano affermate, siano state oggetto di riflessione e di dibattito nella civiltà greco-romana. Pertanto costituisce la nostra origine, le nostre radici ideali, la nostra origine ideale. Occorre coraggio per rifarsi continuamente alle proprie origini e recuperarne gli aspetti positivi, mentre è un'azione pavida e presuntuosa quella che porta a rinunciare alla propria identità culturale. Una seconda ragione, lo studio di una cultura pre-cristiana, come è la cultura greco-romana, almeno fino a un certo periodo, ci mostra un'umanità che si pone in modo appassionato e partecipe la domanda sul significato del proprio esistere e del proprio agire. Il meeting di quest'anno ci porta a considerare il significato di parole come progresso, tempo, storia, lavoro. Il titolo, ricavato da una frase di San Bernardo, fa riferimento a un'idea di meta da raggiungere, perché la risposta del cristianesimo è in grado di indicare all'uomo qual è la meta a cui tendere, sia pure in modo affannoso o contraddittorio. Non per nulla, il Santo Padre Giovanni Paolo II, nel suo intervento di ieri ci ha ricordato che il cristianesimo, nonostante i limiti e gli errori umani, costituisce il più grande fattore di vero progresso perché Cristo è principio inesauribile. Ma per una cultura e per delle persone venute prima del cristianesimo, che significato hanno le parole progresso, tempo, storia? A questa domanda noi abbiamo cercato di dare una prima risposta con la nostra mostra e con l'incontro che faremo oggi. L'incontro di oggi si focalizza in modo particolare su questa ultima parola, sulla parola storia, nella convinzione che noi abbiamo tratto e ulteriormente approfondito dal lavoro di preparazione della mostra, che la parola storia costituisce una delle idee che più fortemente caratterizzano la tradizione occidentale rispetto ad altre culture e ad altre civiltà. L'idea di storia nasce in Grecia e dalla Grecia, attraverso la mediazione romana, viene rilanciata a tutta la cultura occidentale. Chi ha avuto la possibilità o l'avventura di conoscere o studiare culture diverse da quella greco-romana può rendersi conto facilmente di questo fatto. Vi sono culture totalmente disinteressate anche alla semplice registrazione dei fatti, come fu ad esempio la cultura dell'India, cui gli studiosi moderni che tentano di datare gli avvenimenti, semplicemente di datare gli avvenimenti, si trovano spesso a dover dare delle indicazioni molto approssimative
proprio perché manca un interesse nei confronti della registrazione degli avvenimenti. Vi sono culture in cui esiste una registrazione degli avvenimenti, ma questa viene fatta o per fini propagandistici da parte dei re o di altri personaggi che vogliono ricordare tutto quanto di positivo hanno fatto nei confronti dei loro sudditi, oppure culture che registrano sì gli avvenimenti, ma registrano insieme gli avvenimenti dell'uomo mescolati con gli avvenimenti astronomici, con i fatti astronomici, con i fatti naturali, eccetera. E parliamo in uno dei pannelli della mostra, facendo riferimento a uno storico greco che parla di uno storico bizantino che accenna a uno storico ellenistico di cui le opere sono andate perdute, Berosio, il quale in Babilonia aveva trovato i libri degli Assiri che contenevano la registrazione dei fatti lungo un arco di tempo di diverse centinaia di migliaia di anni, ma questi fatti erano per esempio le inondazioni dei fiumi, gli avvenimenti geologici, gli avvenimenti astronomici, eccetera, e anche le vicende dei re, le fondazioni delle città, eccetera. Quindi una storia che non è la storia dei fatti umani, ma è una storia in un senso molto più generico. In Grecia dunque nasce l'idea di storia. Mi permetto di ricordare la prima definizione che ne fa Erodoto proprio all'inizio della sua opera, quando afferma di aver scritto quello che ha scritto perché non si perda il ricordo degli avvenimenti operati dagli uomini e delle imprese operate dai greci e dai persiani. Ci sono alcune affermazioni molto importanti in questa prima frase che in qualche modo apre la storiografia dell'Occidente. Il mantenimento del ricordo, il fatto che l'uomo è protagonista degli avvenimenti, un mantenimento del ricordo che non riguarda soltanto i greci, ma riguarda in pari misura i greci e i persiani, cioè anche i persiani, cioè il nemico naturale, l'avversario naturale dei greci. E infine la storia come riflessione, ricerca delle cause, eccetera. Ma non insisterò su questo perché il mio compito è semplicemente quello di presentare due illustri studiosi, che entreranno nel merito della riflessione di oggi. La riflessione di oggi, come indica il titolo che è stato dato a questo incontro, si concentra in modo più specifico sull'esperienza romana e il titolo richiama sia il protagonista, l'uomo romano, sia la realizzazione che l'uomo romano ha saputo compiere, realizzazione politica, realizzazione concreta nella struttura dello Stato, delle sue esperienze, delle sue aspirazioni, cioè la struttura politica dell'impero romano. A questo punto do la parola ai due illustri storici che si sono assunti il compito di illustrare l'argomento di questo nostro incontro. Professor Alfredo Valvo, alla mia sinistra, professor Alfredo Valvo che è professore ordinario nella Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università Cattolica del Sacro Cuore e ricordo la sua vasta attività che ha in modo particolare affrontato tematiche come l'idea della profezia, il rapporto tra romani ed etruschi e segnalo in modo particolare una novità di cui mi ha fatto cenno, cioè l'introduzione al libro L'albero della vita, che apparirà prossimamente nei libri dello spirito cristiano, in cui affronta e riprende alcune delle tematiche che sono state un po'
la base privilegiata dei suoi studi in questi vari anni. Alla mia destra la professoressa Marta Sordi, che non è presenza nuova al meeting di Rimini, e in cui sarebbe impresa superiore alle mie forze quella di ricordare la sua vastissima attività di natura scientifica e accademica. È stata professore di storia romana e di storia greca presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore, facoltà di lettere e filosofia, ha insegnato anche in altre università, ha prodotto una serie di testi, di trattati e di monografie, dal trattato sulla storia politica della Grecia antica a monografie che hanno approfondito aspetti particolarmente importanti della storia antica, i rapporti tra i cristiani e l'impero romano, per esempio, il rapporto tra la cultura etrusca e la cultura romana, in modo particolare nel libro Il mito troiano e l'eredità etrusca di Roma. E oltre a questa vasta attività di tipo scientifico-accademico, ricordo anche l'attività altrettanto vasta di produzione storiografica a livello di alta divulgazione, come appare ad esempio dal libro Alle radici dell'Occidente, che potete trovare anche in vendita qua al MITI, in cui sono raccolti una serie di interventi pubblicati in diverse fasi sul giornale Avvenire, interventi che toccano punti di altissimo interesse per chi si occupa di storia antica, ma anche per il semplice lettore che abbia un interesse culturale. E cito ancora il libro di prossima ripubblicazione, di prossima ristampa sui cristiani e l'impero romano, anche questo, un testo in cui la solidità dell'impianto scientifico si coniuga con una capacità di raccontare gli avvenimenti in modo tale di renderli comprensibili, accessibili anche al lettore, diciamo, non specialista. Allora do la parola al professor Balbo. Credo di interpretare il pensiero dei colleghi salutando prima di tutto tutti, e poi in modo particolare alcuni colleghi gentilissimi che sono qui presenti. Devo accendere allora. Si sente ora? Ecco, benissimo. Ecco, esordisco ringraziando tutti i presenti, ma in modo particolare alcuni colleghi, alcuni carissimi amici di lunghissima data che hanno avuto la bontà di essere qui presenti. Ecco, il parlare dell'uomo romano naturalmente può sembrare temerario, pensando di poterlo risolvere in un'ora o poco meno. Io parlerò molto di meno di un'ora, questo lo dico subito, però è indubbiamente, vuole avere anche una, diciamo così, la speranza di una provocazione e, se possibile, di suscitare anche un po' di interesse, ammesso che l'interesse non ci sia, intorno a una figura che è oggettivamente, storicamente unica. Il punto di partenza, il pertugio attraverso il quale iniziare a parlare dell'uomo romano è difficile da individuare. Io credo di non sbagliare del tutto individuando soprattutto una caratteristica dell'uomo romano, quella di essere un contadino. L'osservazione non è ovviamente mia, è nel senso che è da molto tempo che si parla di tutto questo, ma alcuni glottologi, ben noti al collega Morani, parlarono proprio introducendo un dizionario etimologico sulla lingua latina, dicendo proprio questo: per comprendere la lingua e i costumi dei romani bisogna pensare che sono contadini. Molta parte della storia di Roma è la storia delle loro conquiste, e il frutto maggiore della conquista era la terra. Questo legame con la terra segue i romani praticamente per tutto il corso della loro lunga storia. Quando parlo di Roma, naturalmente non parlo soltanto della Roma originaria e dell'impero romano d'Occidente, ma anche del suo prolungamento che è ultramillenario nell'impero romano d'Oriente.
il diritto romano, fondato nel mondo repubblicano, si estende per tutto quanto l'arco del Medioevo e praticamente arriva fino alla metà del XV secolo intatto, consegnato così come stava. I romani erano legati alla terra, questo dava loro un particolare realismo e pragmatismo in tutte le azioni che si seguivano, che si compivano. Anche la conquista è una conquista che molto spesso viene fraintesa da una storiografia, direi, superficiale, ma all'origine di questa conquista c'è un punto di partenza che è quello della difesa e della necessità, del desiderio, della volontà di prolungare fin dove era possibile un dominio che era però fondato sul diritto. Questo, anche la lingua latina, per chi la voglia affrontare da un punto di vista storico, è una lingua che non contempla dei sinonimi, ne ha molto pochi, è una lingua essenziale, è una lingua che sembra fatta per essere utilizzata a livello giuridico. L'indole dei romani è molto caratterizzata proprio da questo aspetto giuridico. La terra rappresenta potremmo dire, la spinta iniziale per la nascita del diritto. Quindi l'uomo romano io lo inquadrerei prima di tutto in queste categorie: il fatto di essere un contadino, il realismo e il pragmatismo che gli sono caratteristici. Per entrare subito nell'argomento, visto che il tempo non è poi così tanto, io suggerisco di introduco la personalità dell'uomo romano, che è difficile anche da definire cronologicamente, ma parliamo di un uomo che storicamente è già compiuto nelle sue idealità e quindi nella Media Repubblica fra terzo e secondo secolo avanti Cristo. Direi che gli aspetti principali sono la religiosità, il dovere, il sacrificio e la memoria. La religiosità dei romani è semplice e concreta. Essi hanno un atteggiamento sempre serio e responsabile verso la divinità. Il complesso dei loro atteggiamenti religiosi prende il nome di pietas, la pietas romana, ma questa pietas aveva un particolare riflesso, come vedremo tra breve, anche sulle istituzioni statali. La religiosità è caratterizzata da due aspetti principali. Prima di tutto da una dipendenza dalla divinità e dall'attesa della benevolenza degli dèi quale contraccambio della propria pietas. C'è una specie di rapporto diretto con la divinità, molto franco, molto leale. Molto spesso purtroppo è stato interpretato come un dout des, si teneva buona la divinità per poter ottenere, ma in effetti l'atteggiamento che cercherò di mettere in evidenza dimostra come la religiosità sia un elemento portante dello Stato, è un elemento attraverso il quale l'uomo si realizza. Quindi la religiosità romana è una cosa estremamente seria, non troppo complessa, ma vitale in moltissimi suoi aspetti. Questo atteggiamento di pietas creava un rapporto, un patto con la divinità che viene chiamato dai romani la pax deorum. Il termine pax è un termine che ha la stessa etimologia di paciscono, stabilisco un patto. Esisteva cioè un patto, i romani avevano questa mentalità giuridica di stabilire sempre un legame bilaterale con chi incontravano e gli dèi non sfuggono a questa dinamica. La Pax Deorum comunque era fondamentale ed era fondante per la crescita e quindi per il progresso del mondo romano. C'è un documento, direi tra i più chiari e i più sintetici, che ci consente di capire che cosa pensavano, come volevano essere conosciuti i romani e in poche righe dice qual era il loro rapporto con la divinità. È una lettera, un'iscrizione greca, di un pretore a degli abitanti di un'isola greca e risale al 193 avanti Cristo. Dice precisamente che la nostra preoccupazione continua e più sincera sia la pietas verso gli dèi, lo si può con certezza riconoscere dalla benevolenza che gli dèi ci manifestano in contraccambio attraverso queste cose. Non di meno, da moltissime altre, siamo stati convinti che sia divenuto a tutti manifesto che noi teniamo gli dèi in maggior onore di altri.
Quindi la religiosità come caratteristica essenziale di autorappresentazione da parte dei romani nei confronti delle popolazioni greche. Il rapporto tra gli uomini, tra i romani meglio, e gli dei aveva degli aspetti molto precisi, come per esempio quello di domandare sempre il parere degli dei sulle loro intraprese, non solo di carattere militare, ma di vario genere. Questo si prendevano il nome queste forme di consultazione degli auspicia. Gli auspicia erano fondamentali e non erano prerogativa di tutti, erano prerogativa di pochi e, diciamo precisamente, di tutti coloro che rivestivano delle magistrature. Quindi il legame con gli dei passava attraverso le magistrature. Oggi per noi la cosa può sembrare un pochino strana, ma non ci dimentichiamo che anche molte cariche religiose, come per esempio il Pontefice Massimo, erano elette, erano elettive. Il Pontefice Massimo se lo sceglieva il popolo attraverso i comizi. Quindi il legame, il vincolo, è un vincolo essenziale, di natura essenziale. Lo Stato non può esistere senza questi elementi religiosi che ne sono portanti. Alla dipendenza e alla benevolenza degli dei fa riscontro anche il senso di appartenenza. I romani, non vorrei usare delle parole che in qualche modo sono rubate un po' alla paideia ciellina, ma in certo modo il bisogno di l'appartenenza fa parte di una nostalgia probabilmente della divinità, perché il desiderio di conoscerla l'avevano anch'essi. I greci approfondirono e in qualche modo seguirono questo iter di cercare di conoscere la verità, cioè il Dio. Non ci riuscirono, lo riconobbero, anche se poi gli atteggiamenti furono contraddittori con questo riconoscimento, ma i romani invece la divinità la consideravano stabile, ferma, non era una divinità dinamica. Mentre nel mondo greco c'è sempre un'evoluzione del mito che è il fondamento praticamente della religiosità greca, nel mondo romano il rapporto con la divinità doveva essere stabile e fermo, perché se veniva meno o se si muoveva qualche cosa, inevitabilmente anche la stabilità dello Stato ne avrebbe risentito. Dicevo dunque che il secondo aspetto della religiosità del mondo greco è l'appartenenza, il senso di appartenenza alla stirpe divina. Abbiamo, direi, due considerazioni da fare su questo argomento. Il primo è che il concetto di paternità è implicito in due parole molto significative della storia romana, quelle dei patrici, i patrizi. Non si capiva con esattezza, uno dei problemi della storiografia contemporanea è stato di stabilire se venivano prima i patrizi o i plebei. Invece i patrizi e i plebei sono una conseguenza dell'altro, meglio, i plebei sono la moltitudine e tutti gli altri, a riscontro di coloro che invece possono vantare un pater. I patriti sono coloro che hanno una discendenza, hanno un'appartenenza, tant'è vero che prendono il nome di patrizi per distinguersi da tutti gli altri. Ma molto singolare, molto caratteristico, è il nome della loro divinità, che è il padre degli uomini e degli dei, Giove, che però romanamente si chiama Jupiter. Mentre la divinità greca, corrispondente Zeus, non ha in sé la caratteristica della paternità, il nome di Jupiter comprende proprio quel pater, che è un termine che indica proprio la paternità della divinità. Io credo che non sia trascurabile questo aspetto, anche perché noi abbiamo delle testimonianze che sono sempre mutuate ovviamente dalle fonti letterarie, poco dalle fonti epigrafiche, e questa idea di paternità emerge da tutta quanta la letteratura latina, a partire dai più antichi, uno di quelli che dà maggior definizione proprio sulla personalità di Jupiter è Ennio, uno dei poeti più antichi. L'idea di paternità è strettamente legata all'idea di libertas, non dico libertà. Libertas è la traduzione di libertà è traduzione di libertas, ma il termine libertas ha la stessa etimologia, e qui la storia delle parole è fondamentale per comprendere anche la storia di Roma, ha la stessa etimologia dei liberi. I veri liberi sono i figli, cioè coloro che hanno un padre. Ecco, la paternità è fondamentale per comprendere tutto questo. Adesso mostrerò un'immagine che in qualche modo, diciamo così, sintetizza un po' tutte quante le cose che sono state fin qui dette. Io non posso fare a meno, parlando di tutto questo, di arrivare
andare un pochino oltre e di segnalare proprio una idea che compare in un passo della Procecina di Cicerone, in cui negli ultimi capitoli esiste una sintesi, ma una sintesi che diventa una quasi identità, fra la libertas e la civitas. Coloro che appartengono alla civitas sono i veri liberi. Esiste cioè un rapporto quasi di paternità fra lo Stato e i figli. Noi oggi sorridiamo di una cosa di questo genere, ma i romani davano la vita perché questo rimanesse stabile. Quindi vuol dire che ci credevano, a torto o a ragione. La civitas esercita un rapporto quasi di paternità nei confronti di tutti coloro che le appartengono. Diciamo che questa sensibilità religiosa trova un punto altissimo negli Atti degli Apostoli. C'è un passo che, se mi è consentita una personale osservazione, ha avuto un grande rilievo sulla mia personale formazione, e cioè ho riflettuto moltissimo su Atti 17, ricordo il versetto, mi pare sia 32 o 34, San Paolo, Paolo, che parla all'Areopago: quello che voi avete cercato e non avete trovato, io ve lo annunzio. I greci, molto pieni di sapere, di sicumera, di scienza, dicono no grazie, continuiamo a cercarcelo noi. In pratica Paolo rimane da solo, anche se alcuni aderiscono, ma non ci dimentichiamo che gli stessi greci avevano addirittura attribuito una statua, dedicato una statua al Dio ignoto. Il che vuol dire che esisteva il senso del proprio limite e la comprensione che mancava un passo ulteriore. Alla zetesis, alla ricerca, mancava il kerygma, cioè l'annunzio. Paolo lo porta e porta come testimonianza, ed è su questo che io mi voglio soffermare, una testimonianza che è assolutamente incontestabile. È un passo del poeta Arato, il quale a un certo punto, è uno dei frammenti che ci sono rimasti, conservato appunto dagli Atti degli Apostoli, dice, parlando nel suo componimento, di lui, cioè di Dio, noi siamo la stirpe. Cioè, l'uomo e Dio appartengono allo stesso genere, allo stesso genos. Questo, secondo me, è una delle dichiarazioni, delle confessioni più belle che provengono dal mondo classico. Direi che forse è il punto veramente di sutura, di contatto, in cui il cristianesimo, in cui il mondo classico si riconoscono. Uno cerca, l'altro ha già trovato e annunzia. Il momento di Atti 17, secondo me, è storicamente, dal punto di vista direi anche proprio culturale, uno dei momenti più grandi del mondo, della classicità. Cicerone, che ad onta di quanto si può dire è un uomo di una grandissima sensibilità religiosa e di una grande intelligenza religiosa, usa il termine ratio per indicare questa corrispondenza che esiste tra l'uomo e Dio. Ma ratio non può essere, nel primo libro delle leggi, ma non può essere tradotto con ragione. Io ho cercato una traduzione di questo termine che mi permetto di proporre, ed è questa: l'impronta divina che è nel cuore dell'uomo, ed è cioè ciò che consente di discernere il bene dal male. Dopo la religiosità metterei in secondo piano il dovere, il senso del dovere, soprattutto verso lo Stato, verso la res pubblica. Anche se questo non emerge frequentemente, il vero soggetto politico del mondo romano, parlo soprattutto di quello repubblicano, è il popolo. Soltanto il popolo può usare certi termini. Il popolo, al popolo si addice il verbo iubere, comandare, ma non altri verbi. È solo il popolo che può veramente comandare. Soltanto le leggi comiziali hanno un valore per tutti. E il dovere di ogni cittadino è quello di conservare la stabilità dello Stato attraverso, appunto, un senso del dovere come se fosse il primo dei doveri. Un altro elemento, corro per necessità, è il sacrificio. Qui domanderei per cortesia la prima diapositiva, che in qualche modo richiama. Questa è una trascrizione anacronistica del fine 400, di tre personaggi che sono da sinistra a destra: Decio, Mure, Scipione e Cicerone. E direi che il mondo rinascimentale,
l'umanesimo, il Rinascimento, aveva individuato comunque con esattezza quelle che erano le componenti del mondo romano. Decio è l'exemplum vivente, decimuri, mures, coloro che si sacrificano per salvare la patria. Scipione è il punto d'arrivo di tutta quanta la grandezza romana e Cicerone è il filosofo, il pensatore, il politico, l'interprete che in qualche maniera spiegava, dava la spiegazione di tutto quanto quello che poteva essere romano, la figura più, direi, più comprensiva e più rappresentativa del mondo romano. Ecco, domando l'ultima, la seconda immagine, quello che vedete qui, qualcuno bonariamente ha definito il tagliatore di teste, che in realtà non è un tagliatore di teste, è la figura nobile del togato Barberini, cosiddetto. Non sappiamo di chi sia il ritratto, anche perché pare che la testa sia posticcia, ma quello che importa sono le due teste, che non sono teste, ma sono maschere, due imagines, le immagini, che rappresentano un diritto, un ius, che conservavano coloro che rimanevano fedeli alla propria gens. Quindi il farsi effigiare in questa posizione vuol dire che questo è un esponente della nobilitas, un uomo che ha ricoperto cariche politiche, che è rimasto sempre nella fedeltà alla propria gens. Quindi anche questa memoria, questo ricordo, che tra le altre cose si esplicitava e si concretizzava nei ricordi scritti, negli annali delle varie gentes, era un elemento fondamentale, era anzi una fonte del diritto. Gli exempla maiorum e i mores erano una fonte del diritto. Per sapere come si doveva fare bisognava consultare il passato, quindi si vive anche in questa memoria che consente di guardare al futuro. Io dovrei adesso stringere molto il mio discorso perché ho già utilizzato buona parte del tempo a me concesso. Dirò soltanto due cose, leggerò solo due brani che a mio modo di vedere sono molto significativi. A dimostrazione che i romani avevano anche, non si preoccupavano solo dello Stato, ma avevano anche preoccupazione per il destino personale, non sembri che erano così altruisti. C'è un interessantissimo documento che risale al 221 avanti Cristo e che è una orazione funebre pronunziata da Quinto Cecilio Metello per il padre Lucio, il quale era stato pontefice, due volte console, dittatore, maestro dei cavalieri, quindecenviro per le assegnazioni agrarie, eccetera, eccetera. E l'orazione funebre dice precisamente questo. Egli aveva voluto essere, ecco, dice, Cecilio Metello lasciò scritto che il padre aveva assommato in sé le 10 qualità più grandi e in assoluto preferibili, per conseguire le quali valeva la pena che gli uomini saggi spendessero la propria vita. E questa è la graduatoria. Egli aveva voluto essere il miglior soldato, il miglior oratore. Non ci dimentichiamo che l'oratoria era elemento costitutivo della politica. Il generale più valoroso, compiere le più grandi imprese seguendo la volontà favorevole degli dèi, il rispetto degli auspici, conseguire le cariche più alte, essere uomo di grandissima saggezza, il più autorevole fra i senatori, guadagnare molti soldi onestamente, lasciare molti figli ed essere il più famoso di tutti i romani. Ma lasciò scritto il figlio, che dalla fondazione di Roma era stato l'unico a riuscirci. Esisteva cioè anche un modello tipico della nobilitas, cioè di coloro che facevano la carriera politica e che quindi guidavano le sorti di Roma, che molto oggi, forse queste cose nessuno sarebbe disposto a dirle, ma tutti quanti le pensano. Quindi in ultima analisi c'era una specie di decalogo aperto a tutti coloro che volevano cimentarsi, c'era spazio anche per coloro che non appartenevano a queste grandi gentes. Ma quello sul quale io vorrei soffermarmi di più, ed è il terzo, direi, l'elemento che io avrei sintetizzato con gli effetti del buon governo, ed è praticamente un po' anacronistico, Ambrogio Lorenzetti, però insomma, al di là di questo lo rappresenta bene. C'è un passo e una parte, un punto della letteratura romana, che è il sesto libro del De Repubblica di Cicerone, in cui Cicerone, giunto a un punto cruciale per la sopravvivenza della Repubblica, dello Stato romano, si domanda che cosa lo possa salvare.
noi siamo qui nella fase del progresso del mondo romano, è arrivato a conquistare praticamente tutto il conquistabile, ma il cedimento è interno, manca qualche cosa che sostenga questa conquista. E si domanda che cosa può essere che salva Roma. La risposta che dà Cicerone è stupefacente per chi lo legge, diciamo così, in maniera disincantata. Poi ci sono tutte quante le varie componenti neoplatoniche, eccetera, ma ciò che dice sostanzialmente Cicerone è questo: l'uomo di Stato può conquistare il paradiso, può andare nel cielo più alto se collabora e lotta per il bene dei suoi concittadini. Quindi anche il sacrificio è previsto per il bene dei propri concittadini. E l'elemento più elevato della moralità romana, repubblicana, l'impero fa un po' a sé, noi stiamo parlando dell'uomo romano di età repubblicana, è quello di potersi battere per il bene dei propri concittadini. Questo, secondo me, rimane, al di là di quello che poi, considerando che tutti quanti, che il libro sesto della Repubblica, nonostante fossero andati perduti i primi cinque libri, ebbe una tradizione autonoma e non andò mai perduto e fu commentato da Macrobio, eccetera, ma è l'elemento, è ciò che viene consegnato dal mondo romano repubblicano a quello che seguirà e rimane stabile perché il diritto si fonda in età repubblicana. Tutte le istituzioni romane sono fondate su questo senso profondo di appartenenza allo Stato, di responsabilità nei confronti dei propri cittadini e di una religiosità che condiziona le sorti della Repubblica. Eventualmente aggiungerò qualche cosa d'altro successivamente se qualcuno vorrà richiederlo. Grazie. Prima di dare la parola alla professoressa Sordi, avverto che ci sarà un secondo intervento dei relatori e poi ci sarà spazio alla fine per domande e interventi. Do la parola. Grazie. Il collega ed amico Valvo ha richiamato giustamente l'attenzione sui valori fondamentali dell'uomo romano, tra i quali premessa la pietà. Io vorrei ricorrere come primo elemento del mio discorso alla continuità di questo valore che sopravvive al paganesimo stesso e continua nell'impero romano cristiano. C'è un passo estremamente interessante di Ammiano Marcellino nel storico del IV secolo, inizio finito, nel 27-6, in cui parlando di Valentiniano I e dell'assunzione al potere da parte di Valentiniano del figlio Graziano, presenta ciò che egli farà e ricorda in primo piano che egli compierà ultra facinora, aderirà con fedeltà simis militaribus et apilis, il fattore le virtutes militari sono messe ancora in primo piano, sopporterà il freddo, il caldo, la neve, le veglie, affrontando rischi per il bene dei suoi commilitoni, e poi osserva. Esse, quod pietatis summum primumque munus esse, e quello che è il primo compito della pietas, amerà la res publica come la domus paterna, ed esorta infine il figlio a nil alienum putare quod ad Romani imperi pertinet stati. Non ritenere niente strano alla propria vita che riguarda la stabilità dello Stato dell'impero. Valentiniano I era cristiano e cattolico e al tempo di Giuliano era stato addirittura confessore, nel senso che aveva rinunciato alla carriera militare, lui che da buon illiriciano era un militare nato, e si era astenuto, era ritirato praticamente, per non tradire la propria fede. Il suo discorso comincia infatti con l'invocazione a Dio, cuius sempiternis auxilis stabit res romana in conquista, cioè Dio dal cui aiuto eterno resisterà, lo Stato romano sarà stabile. No? La pietas verso la patria, a cui Valentiniano fa ricorso con un chiaro riferimento all'idea tradizionale di pax deorum, che ora diventa Pax Dei o Pax Celti,
notate queste espressioni, che riteggia veramente alcune espressioni di Cicerone, con la preghiera alla Patriorum, Dio, cubis sempiterni calcini, stabit res romana in conflitto. Questa insistenza di Valentiniano è nell'esistenza di Valentiniano la pietas fa parte dei doveri verso Dio, come nel bellissimo canto medievale delle sentinelle di Assisi, citato da Don Giussani nel Perché la Chiesa. La lealtà verso la piccola patria, come verso la grande patria, fa parte dei doveri verso Dio, e la pietas. È interessante vedere come la lealtà verso la patria e la lealtà verso la famiglia sono assimilate, no? Cioè considerare lo Stato come la propria domus, come la domus dei padri e degli altri. Valentiniano I è l'imperatore di Ambrogio, che rispondendo a Simmaco, nella seconda lettera a Valentiniano del 384, ricorda con stima le virtutes militari che avevano fatto grande l'antica Roma, le virtutes di Camillo, di Regolo, di Scipione, la fides, la fortitudo, la disciplina. Questa continuità mi pare estremamente importante. Il cristianesimo non ha rinnegato nulla della grande tradizione romana, salvo i suoi dei. È un po' la posizione di Ambrogio, molto accentuata nelle lettere a Valentiniano per la questione della vittoria. Questa continuità che abbiamo colto nell'impero romano cristiano può essere colta però alle origini stesse di Roma. Roma, diversamente dalla Grecia, non ha miti. Il suo mito è la sua storia, colta come una concezione sacrale, in una sequenza di elezione, peccato, crisi, rinnovamento. E l'eroe di questa storia, che Virgilio illumina nell'Eneide della sua arte, ma che è certamente più antico di Virgilio come eroe della pietas, vale la pena di notare la famosa statuetta di terracotta veiente della fine VI e V secolo, in cui Enea è rappresentato col padre sulle spalle. Questo eroe è appunto Enea. Io ho già avuto occasione in passato di osservare che tra tutti gli eroi dell'antichità Enea è quello che più assomiglia al biblico Abramo, proprio nelle sue virtù essenziali, la fede nella divinità che chiama e l'ubbidienza alla chiamata. Come Abramo, egli è costretto a lasciare la sua terra attaccata dal nemico, travolta dalla sconfitta, mentre potrebbe in fondo pensare una ricostruzione, o se non altro tentare un'estrema resistenza da uomo e da guerriero, e invece accettare di fuggire, gioventù raccolta per l'esilio di Virgilio dell'Eneide 1698, miserabile Volgus, verso un penoso vagabondaggio, verso... Non si sente? Accettare di fuggire in un penoso vagabondaggio verso un'Italia che fugge, una terra sconosciuta, che fugge continuamente sul mare. È costretto ad abbandonare la dolce Butroto, dove Eleno ed Andromaca hanno ricostruito una piccola Troia, dove sarebbe giusto, bello fermarsi, e ancora abbandonare Didone, che gli ha offerto ospitalità e amore, ancora abbandonare la sua ospitale Sicilia, dove ha trovato dei connazionali, Segesta, sfidando la disperazione delle donne troiane, che a questo punto incendiano le navi, percorre dietro quest'Italia fuggente sul mare, che quando sarà raggiunta gli promette la guerra e la morte, e in nome di un regno, di una promessa che egli ha avuto, vede soltanto attraverso la profezia dello scudo e la visione dell'oltretomba, ma che non vedrà mai nella sua vita. Ecco, a me sembra questo elemento di Enea, questa obbedienza al fato di Enea, estremamente interessante. Un fato che non è affatto una cieca necessità, ma che in Virgilio si presenta sempre come una volontà divina che si offre, si propone alla razionalità e alla responsabilità dell'uomo. Non, ripeto, diversamente dalle tentazioni degli dèi, che mandati per esempio da Giunone, penso ad Aletto nei confronti di Turno,
che prendono l'uomo alla sprovvista, lo aggirano. Il fatto virgiliano, con gli ordini che arrivano, è sempre, si rivolge alla sua consapevolezza, alla sua libertà, poi fatta via l'invenimento, no? Ma, ripeto, rispetta la libertà dell'uomo. E quell'atteggiamento che Virgilio coglie in Enea è innanzitutto un atteggiamento fortitivo. Eroi della Pietas e anche l'eroe fortis per eccellenza. Nella concezione romana della fortitudo, che è iussa loca tenere, ancora Virgilio, quindi che è essenzialmente un'obbedienza diverso, l'uomo fortis è diverso dal ferus, è una forza controllata, sottoposta alla ragione e che accetta l'obbedienza. Non è un caso che questo corrisponda anche alla restaurazione augustea. Penso alle formule dei diplomi militari dei pretoriani, che non erano affatto quella specie di SS dei film che ci ammaniscono i film, ma erano in fondo i soldati scelti dell'impero e che esprimevano la missione compiuta con fortiter e pie, milizia, punti, cioè fortitudo e pietà. Quindi la pietà diventa indissolubile della fortitudo. Eroe obbediente, Enea è anche un eroe sofferente. L'idea del dolore come fattore costruttivo di storia, attraverso il sacrificio, è un'idea che Virgilio coglie e perpetua nell'Eneide, no? Nell'Eneide e anche nelle sue opere precedenti. Penso, nulla nasce senza il sacrificio. Penso al sacrificio del toro, da cui rinasce nel quarto delle Georgiche lo sciame delle api. Penso al sacrificio di Laudo, dalla cui offerta volontaria per la morte per salvare il padre nasce non la salvezza della vita di Mezzenzio, ma la riscoperta della sua umanità, la riscoperta del peccato in un certo senso, e quindi il desiderio dell'espiazione, qualcosa di completamente nuovo nel mondo antico, e non per caso la coppia Mezzenzio-Laudo non ha precedenti in Omero. E infine il sacrificio dei popoli, nell'integrazione che Virgilio propugna, il sacrificio che egli presenta al mondo troiano e che sottintende la fine del nomen justum, che finiva nel X secolo, primo avanti Cristo, la sua storia. E quindi tante molis erat romanum pondere Gesù. Niente nasce senza il sacrificio. Roma pulcherrima rerum è il punto di arrivo di questi popoli. Si sente, per favore? Prego. Questa presa di coscienza, non si sente? No, perché ditemelo se lo sposto. Perché io ho sempre paura, perché la mia voce è abbastanza alta e spesso non. Questa presa di coscienza del valore espiatorio della possibilità del dolore, come costruttore di storia, si manifesta in tutta la sua lucidità solo all'intuizione poetica di Virgilio. Nessa affonda le sue radici nell'idea di Pax Deorum e nella concezione sacrale della storia che fa parte dell'eredità religiosa che Roma ha ricevuto dagli Etruschi. La visione della storia che si riflette nell'Eneide virgiliana è una concezione sacrale, che in Virgilio diventa teologia della storia. Essa non è però una pura costruzione letteraria, né semplicemente il frutto della genialità isolata di un grande poeta o della ideologia di un regime. Costruzione letteraria, genialità, ideologia e propaganda entrano certamente nella grande costruzione dell'Eneide e nella trasformazione della escatologica nova progenie che cielo dei miti curalto della quarta egloga, che indubbiamente va oltre la gens Iulia, alla celebrazione della gens Iulia prole da Saraco di Eneide e di Giove. I concetti di elezione, di colpa, di espiazione, di rinnovamento affondano le loro radici nelle crusta disciplina, che fin dall'età arcaica aveva nutrito il senso religioso dei romani. La leggenda troiana in cui questi concetti si incarnano era di casa nel mondo etrusco, e nel mondo etrusco romano fin dalla fine del VI secolo abbiamo visto quell'immagine di
Enea con, che è un'immagine di Iente, di Enea col padre sulle spalle, al di là delle sue molte utilizzazioni come fondamento della singenia, cioè della parentela, era servita ai romani fin dall'inizio come chiave di lettura della loro identità di popolo misto, aperto a tutti i popoli, nato da un incontro felice, originario tra Europa e Asia, dall'incontro tra la base latina sabina e gli etruschi che la tradizione diffusa faceva come i troiani originari dell'Asia. In una religione senza miti come quella romana, in cui, come dicevo prima, l'unico mito è la storia nazionale, la leggenda troiana diventa il vero mito di fondazione, quello attraverso cui, forse più che attraverso gli innumerevoli e minuziosi riti che la religione romana adotta nei riguardi del sacro, si esprime il senso religioso dei romani. Al seme di Troia, ma di una Troia che, come il nome etrusco nel primo secolo, accetta di morire cum nomine, dice Virgilio nel XII libro dell'Eneide 828, Giove promette di non porre nec metas rerum nec tempora e concede un imperium sine fine, Eneide 1.288.9, premio ad un popolo superiore a tutti per la pietà, Eneide 12.838.9. I motivi della palingenesi e della pietà tornano così a fondersi nelle profezie dell'Eneide come in quelle che nella vita di Silla Plutarco ricorda data dagli Aruspici nell'88 con l'annuncio dell'VIII secolo, in cui si parla di un popolo nuovo che col secolo verrà e che sarà più o meno caro agli dèi a seconda della sua pietà. Come a questa visione della storia anche Orazio si allinea con un palese e voluto rinnegamento dell'Efodo XVI nel Carmen Secolare, scritto poco dopo la morte dell'amico Virgilio. In questa ritrattazione in chiave virgiliana dell'Efodo, il motivo etrusco e il motivo troiano tornano a combinarsi. Nell'Efodo Orazio aveva invitato la Pax Melior del gregge romano a fuggire dai litori etrusca, come la terra maledetta, verso l'occidente, le isole fortunate. Ora egli afferma che fu per volere degli dèi che i troiani, iussa pars, infatti questo iussa, che riprende il motivo dell'iussa loca tenere, d'obbedienza, guidati sine fraude dal castro Enea, raggiunsero in un cammino irreversibile l'itus equestrum, cioè il cammino da oriente a occidente è irreversibile, secondo Orazio. L'elezione divina di Enea, purificato dalla colpa di origine della fraus di Omedonte, diventa così il pegno sacro della grandezza e della durata di Roma. Su questa elezione, che affonda le sue radici nella leggenda troiana e nella tradizione etrusca, è costruita l'alleanza di Roma sulla divinità. È il motivo di Roma eterna, che vive per tutto l'impero e che i cristiani dei primi secoli non rifiutano, anzi valorizzano, cogliendo in esso il compimento dell'accenno paolino al catechon, al maschile e al neutro, della seconda lettera dei Tessalonicesi, nella quale si dice che c'è l'Anticristo verrà, però c'è uno che lo trattiene, qualcosa, una cosa che lo trattiene, o catechon, to catechon. Noi sappiamo che i padri della Chiesa, da Tertulliano a Lattanzio, Ambrogio ad Agostino, hanno interpretato senza esitazioni questo catecon con l'impero romano, l'imperatore romano. Ecco, io credo che essi avessero ragione, perché indubbiamente le parole di San Paolo non rivelavano qualcosa di nascosto, non accennavano a qualcosa di segreto, ma qualcosa che gli aveva detto il Tessalonicesi a voto, e questa interpretazione doveva essere nota. Secondo me non si riferiva alla durata eterna dell'impero romano, ma si riferiva al mistero della persecuzione che era già in atto col Senato Consulto del 35, che poteva rendere da un momento all'altro la persecuzione imminente, ma cui si opponeva il veto imperiale e che durò fino al momento in cui Nerone, tra il 62 e il 64, lo tolse, scatenando la persecuzione. Ecco, però è interessante questa interpretazione di cristiani, Roma eterna.
i cristiani accettano che l'impero romano arrivi fino alla fine del mondo. E questa è la convinzione che ancora dopo il 410, il sacco di Roma da parte di Alarico, quando l'illusione sembra veramente finita, due personaggi, ambedue provinciali, Orosio cristiano e spagnolo e Rutilio Lamaziano gallico e pagano, affermano che Roma risorgerà. Risorgerà perché è la patria del diritto, perché ha saputo integrare i popoli, perché ha saputo affermare un impero che non è un'oppressione, ma che ha fatto una città il mondo. È un'illusione retorica? Io direi di no, perché ciò che colpisce in fondo l'impero romano è che proprio i suoi vincitori, alcuni secoli dopo, lo faranno risorgere il Sacro Romano Impero, e questo Sacro Romano Impero durerà in un certo senso fino alla Prima Guerra Mondiale, con la caduta dell'impero degli Asburgo, e avrà il suo esaltatore, il suo celebratore, in Dante. Ecco, io credo veramente che questa idea di imperium sine fine abbia un significato estremamente interessante. Pregherei ora i due relatori di approfondire alcuni aspetti che hanno toccato, sfiorato nelle due bellissime relazioni che abbiamo sentito. In modo particolare vorrei porre una domanda al professor Valvo. Si parla di progresso, ma nel mondo antico e nel mondo romano, accanto all'idea di progresso, l'idea di progresso è vista in modo ambivalente, perché è sentita la necessità di andare avanti, ma è sentita, avvertita anche profondamente il senso di una decadenza. L'immagine che noi abbiamo voluto scegliere un po' come logo per la mostra è l'immagine di Giano, che guarda avanti e guarda indietro contemporaneamente. Questa dialettica tra progresso e decadenza che noi avvertiamo nel mondo antico esiste realmente, come va percepita? Ecco, chiederei al professor Valvo di aiutarci ad approfondire questa tematica. Sì, volentieri, cercherò nei limiti del tempo e delle possibilità di dire qualche cosa anche su questo. In certo modo quello che è stato presentato da me e dalla professoressa Sordi, detto brutalmente, è il bicchiere mezzo pieno del mondo romano. Esiste anche un bicchiere mezzo vuoto, esiste una parte cioè del mondo romano che non è solo di progresso ma è di decadenza o di timore della fine, che di solito è sempre un sintomo di precisa decadenza, di coscienza della propria decadenza. Noi abbiamo delle testimonianze molto caratteristiche nella poesia di Orazio. Tutti bene o male abbiamo conosciuto, letto perlomeno Orazio, e uno dei temi fondamentali, sapete che Orazio si definisce un poeta vate, vuole essere cioè la voce per tutti i romani che in qualche maniera guida verso una meta, e la prima meta che Orazio nelle Odi Civili, terzo libro, e negli Epodi, in modo particolare del XVI, segnala, indica ai romani, è quella della espiazione. Che cosa era avvenuto? Che si era infranta la Pax Deorum, che come avete sentito è un elemento frequente, che è stato un elemento frequente nel nostro parlare. Si era cioè rotto il patto fra gli uomini e gli dèi. Bisognava espiare, bisognava cioè ripristinare quel patto che le guerre civili e il sangue fraterno avevano infranto, avevano rotto. Le guerre civili, la guerra fratricida, era non soltanto sotto il profilo morale, ma anche sotto il profilo ideale del mondo romano, una cosa negativa, perché la civitas era stata rotta, frammentata, rotta in due. Mentre i liberi tra di loro si combattevano, si uccidevano. Questo non poteva essere gradito a Jupiter, al padre. Quindi l'espiazione che Orazio segnala, indica
comanda in certo modo ai suoi contemporanei, ha una valenza religiosa che non è superficiale, è essenziale per la sopravvivenza. Che poi adotti un metro alcaico, saffico, roba di questo genere, sia complicato da leggere e da tradurre, questo fa parte in certo modo delle regole del gioco, ma in questo realmente Orazio interpreta come poteva solo lui interpretare il pensiero del mondo romano. In quel momento c'è la paura della fine, perché il patto con gli dèi è stato infranto. Ora, dire tutto questo sembra che, insomma, in poco tempo avvengono tante cose nel mondo romano, ma soprattutto si delinea la figura di un nuovo personaggio, un personaggio che si impone, ed è Augusto. Augusto, nella sua vita politica, la prima cosa che fa è quella di, in un modo o nell'altro, di concludere le guerre civili, quindi in certo modo è il primo passo verso l'espiazione. Su tutto questo e sul ripristino di una religiosità cittadina, della civitas intera, è fondata la ripresa, la speranza cioè che la decadenza sia stata solo temporanea e c'è una nuova fase di progresso che viene chiamata l'età dell'oro. Torna il regno di Saturno, dice Virgilio, e torna cioè quell'età dell'oro che è presente tra l'altro anche in alcuni passi, passi per esempio nei salmi cristiani, in cui il vitello mangerà insieme al leone, cioè un'età di pace, una nuova pace. Questa pace ripristina cioè quello stato di cose ordinato che serve ed è la premessa per una nuova fase di progresso. Ora, l'età dell'oro rappresenta, quindi in un certo senso la risposta che io posso dare alla domanda che mi pone il professor Morani è questa, che certamente, se ho inteso bene la sua domanda, esiste certamente anche per i romani una fase di decadenza, ma questa decadenza è superata attraverso un rinnovo della pax, del patto con gli dèi. Quindi in un certo senso c'è sempre una possibilità di ripresa e c'è sempre quella fiducia sostanziale nella benevolenza per cui se gli uomini si comportano come devono, gli dèi li premieranno con un compenso che per i romani è la sopravvivenza o anzi l'ingrandimento e l'accrescimento del proprio imperium anche da un punto di vista delle conquiste territoriali. Bisogna sempre che noi ci dimensioniamo all'età di cui parliamo. Sarebbe anacronistico attribuire ai romani un pensiero che a loro non apparteneva, cioè il nostro giudizio, il nostro modo di sentire. Io credo che ci sia però un elemento molto importante storicizzabile, cioè l'età di Saturno, l'età dell'oro. Qui domando per cortesia un passaggio ulteriore, ecco, questo è Augusto, stato di prima porta di Augusto. Il passaggio è un passaggio anche qui epocale, il momento, l'età augustea è non per nulla insomma appassiona ancora molto gli storici, perché ci si domanda, mi sono domandato io, credo che lo si domandino un po' tutti, come sia stato possibile, tra l'altro con un impero durato tantissimo tempo, perché Augusto ottiene il potere da solo nell'anno 31 avanti Cristo e muore nel 14, muore a 77 anni, una mors singularis per dirla alla latina, cioè un'età media era molto inferiore, riesce a dare una continuità a questo impero e in qualche maniera a ricostituire una pax che non è soltanto una pax deorum, ma è una pax che egli definirà, chiamerà Augusta. Verranno anche edificati degli edifici alla pace, cioè la pacificazione di tutto il mondo. E in questo momento noi dobbiamo riconoscere che c'è una novità, è l'avvenimento, la nascita di Cristo avviene precisamente in questo periodo. Mi ha sempre stupito l'espressione la maturità dei tempi. La maturità dei tempi passa attraverso la storia, perché Cristo si è incarnato, non volava per aria, si è incarnato, è venuto tra di noi, è vissuto nella storia, in qualche maniera, nella sua sola, unica sapienza, ha costruito la storia in maniera tale che lo potesse accogliere nel momento in cui i tempi erano maturi. Lo suggerisco, ma a mio modo di vedere, la figura, la grandezza di Augusto, soprattutto considerando
il, diciamo così, il contorno di pensiero che gli venne dato in età medievale, ma in modo particolare da Dante, che è una figura essenziale per l'interpretazione del mondo classico e del mondo romano in modo particolare, tutto questo, vorrei dire, rappresenta un elemento di riflessione ulteriore per un cristiano. Cioè il mondo romano, insomma, in poche parole, i greci hanno elaborato tutto il loro pensiero, ma il cherubma, l'annunzio, viene fatto al mondo ellenistico romano, in età romana, la maturità dei tempi è proprio questa. In un certo senso la maturità dei tempi privilegia il mondo romano perché è arrivato a quel livello di nostalgia, di attesa, direi anche di vuoto, perché dietro la pace di Augusto c'era ancora tutto quanto quello che, tutto il pregresso, ma un futuro non lo si poteva vedere. È in questa situazione che si inserisce una richiesta, un bisogno a cui viene data una risposta definitiva nel proprio, con la venuta di Cristo. Non è una lettura confessionale o bacchettona, non ci dobbiamo mica vergognare, dobbiamo semplicemente cogliere nella storia degli elementi che in qualche maniera danno maggior significato a quella che è la nostra fede. Io credo che questo possa essere sufficiente. Vorrei soffermarmi solo su un aspetto brevissimo che è un'aggiunta a quanto è stato detto prima, e cioè al concetto di virtus, la virtù. Noi oggi la chiamiamo virtù. La virtus in realtà non si traduce virtù, i migliori traducono il valore, ma in realtà virtus non è altro che la pienezza delle qualità del vir, dell'uomo. E l'uomo è l'uomo religioso che io ho cercato nei limiti del possibile di delineare al principio, è l'uomo repubblicano che vede nella civitas, non per nulla è il Civitate Dei, non l'ha chiamato in un'altra maniera Sant'Agostino, vede nella civitas la pienezza della, come dire, di una novità. La civitas è qualcosa di nuovo che hanno inventato, costituito i romani, perché non esiste nessuna esperienza politica del mondo antico in cui la civitas abbia una valenza religiosa non formale ma sostanziale come quella romana. Quindi in tutto questo io direi che ci sono tanti elementi di riflessione che mi sono permesso di segnalare alla vostra attenzione. Non so se ho risposto, non ho altro da dire. Mentre ringrazio il professor Valvo per questa sua delucidazione, per questo suo chiarissima risposta alla domanda che gli avevamo fatto, chiedo alla professoressa Sordi di aiutarci ad approfondire un altro concetto, che è un concetto altrettanto delicato e importante. Si dice spesso che gli antichi hanno una visione ciclica del tempo, cioè ritengono che dopo tutta una serie di avvenimenti ci sia come una fine dopo la quale tutto ricomincerà come era prima, contrapponendo l'idea di una storia ciclica all'idea di una storia sequenziale come abbiamo, o puntuale come abbiamo noi moderni. Ecco, volevo chiedere se la professoressa Sordi ci può aiutare in questa richiesta di approfondimento e di riflessione su questa tematica. Grazie. Ecco, io credo che la concezione di storia ciclica, che è a torto attribuita spesso a tutto il mondo antico, sia una concezione da una parte religiosa, la famosa immagine del serpente Aion che si morde la coda, ma dall'altra soprattutto filosofica. Platone ed Aristotele insinuano questa ripetizione della storia, che invece è estranea agli storici e soprattutto è estranea a quello che è il fondatore della metodologia scientifica della storia, che è Tucidide, della storia come indagine, cioè impostata, Tucidide nell'Arcaiologia, la prima parte della sua opera, ci dà chiaramente un'idea del progresso nella storia, di un mutamento soprattutto colto negli aspetti tecnici, delle flotte, la nascita delle flotte, ma anche dell'allargarsi del raggio territoriale degli stati o dei costumi, il mutamento dei costumi. Ma soprattutto la cosa che a me sembra più importante in Tucidide
è l'importanza che gli dà all'accertamento del fatto, cioè proprio la fondazione che gli fa, nel famoso capitolo 1.22, che per me è il capitolo fondamentale per il metodo storico, la fondazione che gli dà del metodo storico, appunto, che è fondato essenzialmente sulla critica delle testimonianze in vista di un accertamento che parte dalla consapevolezza della diversità delle testimonianze, tutte deformate, anche quelle oneste, dalla euno o dalla mneme, cioè o dalla tendenziosità o dallo spirito di osservazione, cioè dai fattori volontari e involontari. Ecco, l'importanza, e questo è l'elemento che fa della storia per Tucidide un tema essa è l'acquisto per sempre, perché i fatti, gli dice, si verificheranno in modo analogo, e non lasciamoci traviare da questa formula. In modo analogo non vuol dire in modo uguale, perché Tucidide spiega subito catato antropino, perché è la natura umana che è identica. Quindi ci sono delle costanti che un severo, critico, rigoroso accertamento dei fatti permettono di individuare e che servono anche per il futuro. Questo è l'elemento, è l'acquisto della storia, cioè riconoscimento dell'esistenza di costanti e nello stesso tempo invece capacità di vedere la storia come sviluppo. Indirettamente vorrei dire che in un modo completamente diverso, una visione pure sacrale della storia, anche la concezione etrusco-romana è una concezione lineare, non ciclica. Per gli Etruschi la vita umana dei singoli, poi come quella delle città e dei popoli, aveva una fine come quella del mondo. Abbiamo una serie di frammenti estremamente interessanti per cui i popoli arrivano verso la loro fine con un certo numero di secola, e lo stesso vale per il mondo, no? Una concezione, c'è un frammento famoso della Suda che è stata ritenuta da qualcuno una manipolazione cristiana, ma in realtà rispecchia perfettamente la mentalità etrusca applicata ai popoli e agli individui. Ma vorrei tornare sull'idea dell'accertamento, l'importanza dell'accertamento, che porta alla ricostruzione del fatto, cioè alla verità, metterei tra virgolette, della storia, che non è la verità assoluta, è il tosa festum ginomenon, cioè ciò di cui si possono fornire degli indizi chiari. Ecco, è catato di un atom, secondo il possibile, quindi non ha niente a che fare col mito positivista del fatto in sé, ma porta a una ricostruzione senza la quale non è possibile l'interpretazione. E qui c'è qualcosa, mi pare, di importante da osservare, perché mi pare che oggi si tenda spesso a svalutare nel lavoro storico il momento e l'importanza dell'accertamento a favore dell'interpretazione del significato da dare agli avvenimenti, e che invece è spesso estremamente soggettivo. Questa indifferenza alla verità della storia, che ripeto non è quella del positivismo, porta all'arbitrio e al relativismo, ed è alla radice, io credo, dell'indifferenza di molti, anche nel campo cattolico, alla storicità dei Vangeli, che essendo il cristianesimo fondato su un avvenimento storico è di importanza invece fondamentale. Credo che si possa identificare con questo errore del ritenere che l'interpretazione, il significato valga più dell'accertamento dei fatti anche nel racconto evangelico, una delle riduzioni che Don Giussani denuncia negli esercizi del 1998, il miracolo del cambiamento, quando parla della riduzione che la cultura mondana fa rispetto alla cultura cristiana, ed è appunto la riduzione dell'avvenimento a ideologia. Il cristiano, ma anche lo storico serio, ha come suo punto di partenza l'avvenimento, quello che accade e che egli sperimenta. Per gran parte del pensiero moderno, invece, punto di partenza è una certa impressione e valutazione delle cose in pregiudizio. Di qui il diffondersi di interpretazioni spesso sganciate integralmente dalle ricostruzioni e quindi prive di qualsiasi valore, che però si affermano non solo nella manualistica scolastica, nelle problematiche poste dagli pseudostorici, ma nella convinzione dell'opinione pubblica. Io penso, come esempio tipico, e chiudo, il fatto del vicario, no? Fino a che non uscì questo dramma di Starzo, credo, di un grande valore, praticamente nessuno dubitava, attingendo i fatti, che la Chiesa e Pio XII avessero difeso gli ebrei perseguitati.
a un certo momento un'opera letteraria, un'ipotesi, una pura ipotesi, è servita a capovolgere. Oggi si dà come scontato il fatto che il silenzio di Pio XII stessi colpevoli, e la Chiesa è costretta a difendersi, a portare prove di quel che ha fatto. Ecco, veramente siamo di fronte a un caso limite in cui la ricostruzione è stata accantonata, il dato delle fonti contemporanee è stata accantonata, l'interpretazione del tutto soggettiva ha avuto peso. Ecco, cito questo come un esempio tipico, che ne potrebbero citare moltissimi altri. Grazie. Io ringrazio i relatori per questa serie di interventi che sono stati veramente densissimi. Molte possibilità di intervento e di approfondimento ci sarebbero, ma i tempi sono naturalmente stretti. C'è la possibilità di fare qualche domanda o qualche intervento o di richiedere qualche chiarimento su quanto è stato detto. Quindi pregherei chi vuole intervenire di farsi presente. Mi pare che ci sia già una persona. Io avevo due domande, una per lei e una per la professoressa. La prima cosa è come il concetto di appartenenza, che immagino che all'inizio, anche perché Romani fosse nella loro preistoria, come quello delle tribù anche che sono adesso, no? Anche le gente spesso siano un po', no? L'eredità di questo concetto. Come invece sia poi diventato un concetto con una pretesa di universalità. Come i romani siano passati dal concetto banalmente di appartenenza tribale invece a una pretesa di universalità anche nei confronti dei popoli che poi andavano a conquistare. Perché a me è sempre stato detto che questo veniva fatto per motivi propagandistici, e sicuramente c'è anche questo elemento, però mi viene da dire che non è neanche una condizione così indispensabile, perché se penso, non so, a Gengis Khan, non penso che avesse tutti questi problemi, no? E quindi questo. E poi invece sul il rapporto tra il cristianesimo e l'impero, volevo chiedere, visto che lei ha parlato proprio del legame fra giuridico, nel rapporto fra l'uomo e Dio nella concezione romana, allora mi verrebbe da dire che in un certo senso l'accusa fatta ai cristiani di aver in qualche modo minato le fondamenta dell'impero potrebbe non essere così sbagliata, nel senso che il cristianesimo per sua natura in qualche modo appunto andava oltre questo legame giuridico tra Dio e l'uomo, e l'impero bizantino su questo insomma mi sembra che sia sceso abbastanza a patti, nel senso che l'imperatore bizantino comunque aveva un grande potere anche religioso, una grande ingerenza nella vita della Chiesa, e mi chiedo se questo fosse inevitabile oppure se ci poteva essere una convivenza possibile fra queste due cose, non so se hai capito. Lei ha usato dei termini, ha parlato di appartenenza. Dobbiamo concludere, vero? Dobbiamo concludere. Concludiamo? Mi avvertono che il tempo a nostra disposizione è sostanzialmente scaduto, e ci sono delle esigenze molto, molto strette, molto rigorose di puntualità, per cui ci sarà la risposta all'intervento di questo signore, e poi vedo che ci sono altre persone in coda, possiamo continuare il dialogo fuori personalmente con chi ha delle domande. Io ricordo solo, prima della risposta finale dei due relatori, che la mostra è visibile nel salone A5
e che per oggi pomeriggio sono previste, poi saranno anche nei prossimi giorni, delle visite guidate fatte da alcuni dei curatori della mostra. Quindi prima della risposta finale ringrazio comunque chi ha seguito questo incontro e do appuntamento a chi vorrà venire alla mostra e adesso cedo la parola al professor Valdo. Molto brevemente, l'idea, l'appartenenza non è un fatto tribale, l'appartenenza è che l'origine dei Romani, i Romani proprio come entità politica, nasce da una somma di famiglie, di gentes, che evidentemente si riconoscevano in una specie in un capostipite, e questo capostipite aveva tutte quante le prerogative che erano quelle di un capo di Stato, se vogliamo dire così. Quindi l'idea di appartenenza è un elemento portante anche delle origini di Roma nella sua già compiuta forma di aggregato autonomo, non più Sabini e Etruschi, eccetera. Ma per quanto riguarda il fatto che poi abbia questa pretesa di universalità, più che una pretesa è una necessità. Nel momento stesso in cui Roma si espande anche fuori dai propri confini, dai confini dell'Italia, si creano nuove esigenze alle quali Roma cerca di rispondere utilizzando le istituzioni di cui già dispone. Quindi in certo modo trasferisce anche sul piano internazionale quelli che erano legami di carattere familiare. È il caso della clientela, che è proprio caratteristica anche dei trattati che vengono conclusi con le nazioni o con le popolazioni esterne. Quindi il discorso ci porterebbe molto in là, direi che è una evoluzione naturale che in certo modo risponde sempre a quel pragmatismo di cui si può parlare per spiegare questo modo apparentemente semplicistico ma molto concreto di rapportarsi con realtà che sono più grandi, più ampie. Ecco, io do una risposta brevissima alla domanda della parte avuta dall'impero dal cristianesimo e la caduta dell'impero romano, perché siamo di fronte a una di quelle domande che varcano i secoli. Il primo a sollevarla è stato Zosimo in un certo senso, ma evidentemente dietro di lui c'è la storiografia del tempo di Giuliano, insomma. Ecco, e poi è stata ripresa dai moderni. Io non credo a questa interpretazione. Fra i cristiani ho citato il caso di Valentiniano I, riferito, notate, da Ammiano Marcellino, cioè da uno storico pagano, il quale proprio risponde indirettamente, prima di Agostino e di Orosio, all'accusa ai cristiani di avere provocato le sconfitte, no? Fondate sull'idea della rottura della patriorum, ecco. Quindi mi sembra molto interessante questo. Ma le parole di Valentiniano sono molto interessanti, perché c'è proprio la ripresa dei valori romani cristianizzati. E questa, per esempio, è la posizione di Ambrogio. Ambrogio, che non è l'ultimo personaggio, evidentemente, che ha avuto un'esperienza di governo romano e nello stesso tempo una profonda fede cristiana, Ambrogio in fondo dà la stessa risposta. Il cristianesimo non ha rinnegato nulla della migliore tradizione di Roma, rinnega soltanto la sua fede, la sua religione, l'unica cosa che ci accomuna ai barbari, che abbiamo in comune con i barbari. Ecco, questo è interessante proprio in Ambrogio, quando parla di questa Roma che si deve convertire da vecchia, che non ha bisogno di convertirsi da vecchia perché si è già convertita al meglio. E questa è la linea fondamentale che troviamo in Cicerone, in Livio, in Claudio, cioè il progresso avviene attraverso l'assimilazione di cose nuove che entrano però nella continuità di Roma. Ecco, quindi credo veramente che si possa rispondere con il cristianesimo non ha avuto parte nella caduta dell'impero romano. Bene, ringraziamo di nuovo i due relatori, ringraziamo il meeting per l'organizzazione e per la realizzazione di questo incontro, ringraziamo anche i collaboratori della mostra di Ogni Cosa e Buon Giudice il Tempo, i collaboratori della rivista Zetesis. L'appuntamento, ripeto, è al Salone A5 per chi vuol visitare la mostra, e data l'ora ci auguriamo anche buon appetito.